Dottoressa Marinella Loddo, direttore dell'ufficio ICE di Milano. Allora, parliamo un po' delle relazioni fra l'Italia e la Russia e dell'importanza, ecco, anche dell'Eurasia nell'ambito di questa cooperazione. Sì, grazie. Il mercato russo costituisce sempre un mercato prioritario per le imprese italiane e i primi dati del 2017 a chiusura confermano questo interesse. Infatti si registrano valori che sono superiori al 27%, con dei picchi che arrivano anche al 38% per ciò che riguarda alcuni settori, quali la dinamica. Quindi possiamo dire che attraverso anche una rinnovazione in ambito dei rapporti fra Italia e Russia, l'Italia sta riprendendo posizioni nel mercato russo. Ecco, parliamo un attimino dei settori che maggiormente nell'ultimo anno hanno fatto registrare un incremento nella quota di interscambio con la Russia. Allora, sicuramente la meccanica, che oltre ad essere il principale settore delle esportazioni in Russia, anche il principale settore delle esportazioni italiane a livello mondiale. Un altro settore fortemente in crescita è quello del settore tessili abbigliamento, il settore della farmaceutica, anche questi molto importante, dei semilavorati, e poi c'è un settore che ha dato degli ottimi risultati, anche quello delle piante fresche e di tutto ciò che riguarda il settore del florovivaismo. Quindi continua l'ascesa e la ricerca sempre di nuove opportunità di mercato da parte delle imprese italiane. Ultima domanda, quali saranno le iniziative dell'Italian Trade Agency nel 2018? Moltissime iniziative, superano oltre 100, tra queste si va dalle più tradizionali come la presenza di padiglioni italiani, quindi delle aziende alle principali fiere in Russia, piuttosto che business mission qui in Italia in occasione delle principali fere. Abbiamo appena concluso il MICAN, The MICAN, la fiera del settore delle calzature, dove quest'anno ci si è focalizzati in particolare sul mercato russo. Iniziativa che mi piace ricordare non soltanto per i settori tradizionali, ma anche con uno sguardo per ciò che riguarda l'innovazione. Abbiamo costituito presso l'ufficio di Mosca questo desk innovazione anche alle start-up, perché bisogna far crescere queste realtà e cercare nuove opportunità sui mercati esteri.